pensare che sono passati 32 anni e chi ne ha meno di 50 non ha sentito sulla sua pelle queste cose. Soprattutto chi si sta formando e chi pensa di vivere in questa città, dobbiamo riuscire a raccontargli quello che è successo. 32 anni dopo l'omicidio del padre, Davide Grassi sottolinea così la necessità per i palermitani di conservare memoria del delitto dell'imprenditore tessile che sfidò l'ancora oggi diffusa pratica mafiosa del pizzo. La cerimonia che ricorda il delitto evita come sempre la retorica delle celebrazioni. Fa ricordare anche la solitudine della battaglia condotta dall'imprenditore che dopo la pubblica denuncia del racket venne lasciato solo da una città che gli fu in buona parte ostile. E dove, ricorda il prefetto Cucinotta, ci sono imprenditori che ancora cercano la protezione di Cosa Nostra, che però da tempo paga questa imposizione violenta. Oggi, pur continuandosi a pagare in diverse zone della città il pizzo, la differenza è che chi lo chiede molto spesso, per fortuna, viene individuato, processato e condannato.